Buongiorno a tutti, un giorno per me particolare per una decisione presa che sinceramente mi pesa un poco, ma alla stessa maniera era giusto che lo facessi. In un progetto mio nato 3 anni fa con l'amico Josi, che mi ha dato questa grandissima opportunità e ho cercato in questi 2 anni e mezzo di fare un lavoro sicuramente dettato dai tanti errori, ma nei tanti errori ci sono state anche tante grandissime soddisfazioni. Era giusto che io salutassi, perché questa non è una conferenza stampa di polemiche, anzi, deve essere costruttiva per il futuro dell'Ischia. Ed è una conferenza stampa di saluto a persone straordinarie, a un popolo eccezionale che mi ha accolto benissimo. Ho passato dei momenti difficili, ma sono momenti che nel calcio ci sono, e con persone per opinioni diverse, io rispetto tutti, ci mancherebbe, però ho sempre manifestato grande educazione e qualora ho sbagliato e ho sempre fatto un passo indietro, sono sempre state dettate o dai miei incertezze o sicuramente per coprire anche tante situazioni. Ho sempre messo la faccia dal primo giorno, però vedere qua tante persone, tanti amici, aver condiviso con i tifosi momenti belli e momenti brutti, aver condiviso con tutti voi i più anziani, i più giovani. Io mi sono molto legato alle figure che poc'anzi parlavano di mio padre e io sinceramente mi inorgoglisce molto. Io ripeto, per i giovani sono stato molto legato ad Aldo, a Ciro, ad Ivan, che abbiamo condiviso, ripeto, brutti momenti e bei momenti, però io ci sono sempre stato, ho sempre messo la faccia in tutte le circostanze. E come dire, se, perdonatemi se qualcosa non è andata, però vediamo il bicchiere mezzo pieno, nel senso che il sindaco mi aveva chiesto in 3 anni di portare insieme io e lui, non esisteva niente, esisteva un pezzo di carta. Mi chiese: ma lei è in grado, alle querce, e poi ve lo confermerà, credo, di portare l'Ischia, possiamo portare l'Ischia tra i professionisti? E io mi ero preso un impegno forse più grande di me, ho detto: guarda, io in 3 anni proverò a darti questa soddisfazione e a levarmi delle soddisfazioni, perché Ischia a me mi ha dato tutto. Ischia mi ha fatto conoscere nel mondo calcistico, mi ha fatto apprezzare, mi ha fatto, diciamo, incontrare personaggi importanti, mi ha fatto avere un raggiungimento, un obiettivo importante che per me era fondamentale per una carriera che non so se ci sarà, non ci sarà, un raggiungimento a Coverciano, che poche persone possono entrare. Con le vittorie, con i punti fatti, con un curriculum, grazie all'Ischia Calcio, grazie a Josi e grazie a tutti quanti voi. Io da oggi sono come voi, un ultras, un tifoso, sarò con voi, seguirò l'Ischia da tifoso, dalla gradinata e non più da dove mi apparteneva da dirigente, però sappiate che io, per me è un giorno molto difficile. Un giorno che io fino a ieri mattina, poi vi spiegherò il motivo, fino a ieri mattina con mia moglie la sera ho parlato tanto e mi sono confidato e ho detto: è il momento che io vada via e dia spazio a altre persone che arrivano e che sicuramente faranno un grande lavoro. Lo spero e sinceramente credo che se riescono a lavorare, riescono a capire com'è il mondo ischitano, sono persone di calcio, non li conosco personalmente, vi dico la sincera verità. Io mi hanno parlato di tanti di questi personaggi, ma io non li conosco. Ho conosciuto, e ve lo dico, ho conosciuto, sono stato con lui 4 giorni a Milano. Alessandro, un ragazzo di 39 anni, un imprenditore che si è costruito da solo, una persona molto per bene,
Ho visto il papà con le braccia alzate, col pullover alzato, un grande lavoratore. Ho visto la mamma, la sorella, tutti lavorano in questa azienda e vi posso dire, questo è quello, è la mia sensazione in questo momento, che ho conosciuto una persona per bene, una persona umile, una persona che non farà proclami, non ci aspettiamo esaltazione, ma una persona concreta che se vede la possibilità di poter lavorare darà una grossa mano a Lello Carlino, agli amici di Napoli e agli amici di Ischia. Entrando nello specifico, vi ripeto, la mia decisione è perché ci ho sempre messo la faccia, sono sempre stato nei momenti difficili davanti a tutti. Qualcuno ha detto che ero... Ci sta, ripeto, che purtroppo ho sbagliato a mettere la faccia su alcuni argomenti, ma io sono un aziendalista e alla stessa maniera ho condiviso tutto con il mio allenatore, ho avuto scontri importanti con questo allenatore e mi assumo tutte le responsabilità dal primo giorno dell'era, perché tutti hanno contribuito alla crescita dell'Ischia, da Citarelli a Gianni De Vivo e tutte le persone che hanno fatto un percorso con noi, voglio dirvelo, perché tutti hanno contribuito alla crescita dell'Ischia Calcio, Mandragora, i giocatori che sono venuti, chi non ha reso, tutte responsabilità, i collaboratori, sono tutte persone che ho scelto io, ho avuto carta bianca per sbagliare, però sbagliando si cresce. Oggi la storia parla chiaro, l'Ischia in Serie C su un percorso lavorativo, sentite bene le parole, su un percorso lavorativo. Io ho lavorato, mi sento, e questo è un altro messaggio che dovete sapere, un azionista del club, perché qualcuno, qualche vocetta, qualcuno diceva che io mi ero arricchito con l'Ischia. L'Ischia è una mia creatura, è una nostra creatura, chi verrà la deve rispettare alla stessa maniera che ha fatto il sottoscritto e deve portare in alto i nostri colori, perché Nicola Crisano è stato azionista del club, direttore sportivo, direttore generale, tutto fare, ma azionista del club. Questo vi deve far riflettere, Josi è testimone di tutto ciò. Significa che l'azionista è colui che mette. Io ad oggi ho messo, posso camminare a testa alta, sono una persona per bene, ho un'educazione, mio padre mi ha insegnato tanto, non ho bisogno di nessuno, non per meriti miei, per meriti della mia famiglia. Questo è un altro messaggio che vi do. Posso stare tranquillamente a casa, posso vedermi la televisione, non per meriti miei, ma per meriti della mia famiglia. Posso gestirmi le mie cose con serenità e posso affrontare il futuro con serenità, non per meriti miei. Questo era una premessa, la mia premessa a tutti quanti voi. Sappiate, e chiedo scusa, ripeto, sempre con la grande umiltà e il mio perbenismo, se ho sbagliato in 100 cose. Ma in queste 100 cose la storia dice che l'Ischia è in Serie C, nel bene e nel male. Ho difeso sempre la società, ho difeso sempre gli allenatori, i giocatori, quando potevo, nelle mie possibilità. Quando è stato messo qualcuno alla porta, il capo espiatorio sono sempre stato io. Mi sta bene, accetto perché ero un primo attore di questo progetto. Però era venuto il momento di dire basta, il mio percorso è finito qui. Arrivano persone competenti, persone preparate, persone che insieme a Lello Carlino, che ha fatto, che io ringrazierò a vita, un uomo straordinario di tantissime capacità anche nell'individuare le persone e di grande temperamento, un uomo che anche lui, a differenza mia, lui ci ha messo ancora di più il tanto denaro e ha sempre mantenuto, e ve lo dico, gli impegni nelle sue possibilità e nelle sue percentuali. Purtroppo poi ci sono delle circostanze che hanno negative, che purtroppo nel calcio ci sono, il momento negativo, le situazioni. Però va a affiancarsi a persone che hanno grande entusiasmo,
persone che devono avere il tempo di lavorare, di mettere a posto alcune cose e penso che debbano fare, per quanto riguarda la mia competenza in questo momento tecnica, c'è poco da fare. L'Ischia deve andare in Serie C perché è stata costruita per la Serie C. Quei piccoli accorgimenti che si potevano fare, sicuramente a Milano ne abbiamo parlato perché io ho avuto, vi dico, piena fiducia da parte di Alessandro. Ripeto, Alessandro D'Ambra è stato con me eccezionale, questa è la parola esatta. La mia decisione è dettata da altre situazioni che non c'entrano col nuovo presidente che prenderà l'Ischia. La mia decisione è stata presa perché ho visto che a un certo punto, anche parlando con Alessandro, che mi ha detto: qualora decidessi di riprendere un'altra strada, fuori dal calcio dobbiamo essere amici. Sei una bella persona, sei una persona solare, trasparente e positiva. Io ho riflettuto su queste parole e quando dico viene una gente nuova, cordata nuova, entusiasmo nuovo, intenditori importanti, non li conosco, però importanti che possono migliorare il nostro club, almeno per l'aspetto tecnico e anche a livello economico, perché si stanno mettendo, io sono uscito fuori da questi argomenti, credo stiano mettendo a posto anche questo. Io penso che potremo fare un bel percorso, aspettando, io ripeto, io non so il programma che si attuerà col tempo, però voglio essere positivo, perché se leggo i nomi, Carlino, anche se è distante in questo momento, poi vedo, ho visto, io mi sono andato a studiare la famiglia D'Ambra. Io sono partito non principalmente per vedere chi erano, che persone erano. Io ho visto dei grandi lavoratori. Già questo mi ha tranquillizzato. Poi non posso sapere il futuro, non posso sapere che idee ci hanno, non posso sapere se andremo in Serie B, rimarremo in Serie C, se l'anno prossimo faremo cose importanti, questo non ve lo posso dire. Posso dire che io sono andato a studiare le persone e vi dico che ho visto degli umili lavoratori con tanto entusiasmo, ma alla stessa maniera con tanta oculatezza. Quando c'è oculatezza e quando si guardano queste cose, ti fa capire che la persona c'è. Qualcuno pensava che oggi io venivo a fare una guerra, ma non c'è nessuna guerra. Qua bisogna pensare all'Ischia Calcio e non più a Nicola Crisano. Nicola Crisano è stato forse la persona che ha iniziato questo percorso. Però ha detto pure, ha capito anche da uomo a 50 anni che forse era giusto che ci fosse qualcun altro in questo momento al posto mio e che dava l'entusiasmo a tutti quanti voi. Forse io oggi non davo più quell'entusiasmo. Ho avvertito questo. Ho avvertito, sono sensazioni. E per il bene dell'Ischia faccio io un passo indietro. Ho tanti amici. Mi sono fatto voler bene dalle famiglie ischitane, dai miei amici ischitani. Voglio continuare a stare con voi da amico, da turista, voglio divertirmi a Ischia, voglio venire, c'ho casa, che pago io personalmente. E, no, perché anche questo bisogna precisarlo. Voglio stare bene con voi. Ho conosciuto Giovanni Sasso, che per me è una persona. Ci siamo commossi insieme in questi anni, nei momenti belli, nei momenti brutti, abbiamo vissuto momenti importanti. Una mano gliel'ho sempre data e lui ha sempre dato una mano a me in tutto e per tutto. Quando c'era da criticarmi non ci ha messo un secondo a massacrarmi, quando c'era da elogiarmi mi ha elogiato. Io ho conosciuto Enrico, idem, sincerità per sincerità, quando c'era da bastonarmi era giustissimo, quando c'era da elogiarmi però sempre nel massimo della correttezza. Io sinceramente sono veramente in questo momento confuso, commosso, vedo tante cose davanti a me, però vedo anche il calore in questo momento della gente, sono convintissimo. E ripeto, se qualcuno è rimasto male nei miei confronti, sappiate che io sono un ragazzo che, come tutti quanti voi, un semplice, dettato sicuramente, se ho commesso qualche errore dalla mia inesperienza o ingenuità, però sono una persona sana, pulita, per bene e onorato di avervi rappresentato.
perché siete la mia gente, io, è inutile nasconderlo, porterò nel cuore quest'isola e se un giorno qualcuno mi chiamerà a rappresentare un altro club, la mia testa, lo giuro, sulla persona più cara che ho, che non c'è più, sarà sempre rivolta a voi. Se lo credete o meno, non lo so. Però questo è quello che mi sento di dirvi a tutti quanti. Io non vivo il mondo di Facebook, delle offese, di queste cose qua, perché è un mondo virtuale, un mondo che non esiste, un mondo che non c'è confronto. È un mondo che fa parlare chi non ha personalità, gente che soffre, gente che dietro a un computer offende e critica. Li comprendo, li capisco, non posso condividere forse questo, però il confronto diretto è tutt'altra cosa. Io questo mi sentivo di dirvi e questo è il messaggio che voglio darvi, di grande serenità. Vi ripeto, questo è un mio saluto, non è un addio. Io seguirò l'Ischia, forse più di prima, però la seguirò da tifoso e da osservatore. E credetemi, spero con tutto il cuore, già da domenica, dobbiamo prepararci bene, vedete, parlo, dobbiamo prepararci bene, perché bisogna andare a vincere a Gavorrano e riportare l'entusiasmo e riportare una serenità, perché stanno riorganizzando. Lello non è uno stupido, è una persona super seria, è una persona che io, guai a chi mi tocca Lello Carlino, per un fatto al di là del calcio di affetto, ci ha messo tanto e le sue valutazioni le farà col tempo. Ha scelto degli uomini che secondo me, se avranno la tranquillità e la voglia di lavorare come abbiamo fatto in questi anni, secondo me ci potranno dare una grossa mano. Io ho detto dal primo giorno che Campilongo andava difeso, ci siamo scontrati, ieri sera ci siamo sentiti, ci siamo scontrati su 100 cose che io non condividevo. È un grande allenatore, oggi vi dico ancora, oggi è un grande allenatore. È lui che ci deve portare in Serie C, perché lui conosce l'ambiente, lui conosce i nostri giocatori. E se io determinate decisioni non erano forza mia, perché io la vedo in un'altra maniera su certi argomenti. Quando si stabilisce un budget, che fortunatamente è presente Enrico Buono qua, lunedì sera il presidente ha detto che Crisano ha rispettato quello che io volevo che si spendesse. Questo mi ha dato ancora più forza moralmente per prendere dei provvedimenti. La squadra va aggiustata, chi non sta più bene a Ischia tecnicamente e anche come volontà è giusto che cambi aria, perché il calcio è così. Però la squadra con dei piccoli ritocchi vedrete che salirà la classifica, perché siamo a un punto dall'ottavo posto. Nessuno ci ha chiesto di vincere il campionato, nemmeno il presidente il primo giorno. Il presidente ha detto entriamo nelle prime otto, questo è il budget, vi prego entriamo tra le prime otto e portiamo l'Ischia in Serie C. Abbiamo pagato lo scotto sicuramente del cambio di categoria, anche io. Io sulla scelta dei giocatori, la mia umiltà mi diceva, come Campilongo, e ve lo può confermare, mi ha chiesto un aiuto in Serie D, perché non conosceva la categoria. Io ho chiesto a lui un aiuto su certe situazioni, lui mi ha chiesto determinati giocatori, e ho chiesto io un aiuto a lui, perché lui è un uomo di professionista di C e di B. Lui, perciò, non dirò mai la colpa è di Campilongo, di Carlino, la colpa di chi non ha reso non è né di Carlino, né di Campilongo, né di Crisà, né di dirigente, perché se Di Nardo avesse fatto 30 gol, nessuno poteva dire niente. Se la Juve Stabia mi chiama e vuole Di Nardo, anche se in una situazione precaria, significa che il giocatore non si è mai inserito. Abbiamo provato, abbiamo sbagliato. Sempre in buona fede. Perciò vi dico, bisogna stare vicino alla squadra in questo momento, la società sicuramente in questi 10 giorni metterà tutto a posto, deve farlo, si stanno organizzando, sono contento. Metteranno persone nuove, gente nuova del nord, tutta sta gente che parteciperà. Io non conosco nessuno,
Io ho conosciuto solamente Alessandro D'Ambra. E Alessandro D'Ambra è una persona per bene. Umile, umile, umile. Non so che cosa vuole investire su questo progetto, non ve lo posso dire, so solo che è animato da ottime intenzioni. E se ci sarà la possibilità di poterlo far lavorare con uno sponsor come Lello Carlino, sinceramente io vedo il bicchiere mezzo pieno.